Fare una barba significa cambiare l'aspetto di un uomo, perché un uomo che ha la barba e un uomo senza barba sono due uomini diversi. La barba forbice non è una cosa facile. Credo che la barba e i baffi siano una delle cose più difficili nel nostro campo. Un barbiere che non sa fare la barba e i baffi non è un barbiere. Normalmente quando viene uno che fa la barba e forbice gliela disegno prima, non perché sono un grande disegnatore, ma perché conosco tutte le barbe dall'Ottocento e di adesso. Come si fa? Bisogna stare attenti a come c'è il viso, bisogna alzare il cliente come se camminasse e guardarlo nello specchio, e lì nello specchio si vede com'è l'uomo, si vede come si deve fare la barba, tenerla più corta sulle guance, se uno ha le guance rotonde, sfoltirla sugli zigomi. E allora la barba è veramente un prodotto eccezionale del barbiere, perché un barbiere, se non sa fare la barba, non quella rasoio, ma se non sa fare una barba a petti e forbici, non è un barbiere. Una barba, per farla ci vuole mezz'ora, i capelli si possono fare in 20 minuti. Una barba è molto più lunga che un taglio di capelli, cioè costa meno, però è un prodotto unico. La barba bisogna saperla fare. La barba per me è un amore. Noi siamo vicini a inventare un prodotto per ammorbidire la barba, perché altrimenti la ammorbidiamo col pennello, perché una barba va sempre ammorbidita, va asciugata bene, e intanto che si fa, si asciuga la barba. Il fond non è che vada molto bene. Se la barba deve venire qui con la barba di un mese almeno, allora sì che si può modellare, e si modella barba e baffi, perché normalmente quando una barba è una vera barba ha i baffi. Normalmente quelli che tengono la barba lunga amano molto il baffo riccio, che è molto difficile tenerlo, ma noi in questa bottega antica per Briacol abbiamo una cera che riccia il baffo, perché questo lo vogliamo.